Beh, strumenti a disposizione per correggere qualcosa sul mercato, perché voi gli obiettivi li vedete bene, li individuate, ma poi sfumano tutti. E per questo abbiamo sposato questo progetto, proprio per cercare di vedere meglio e di fare sfumare il meno possibile gli obiettivi. A proposito, anche Boacì è sfumato. Ma non è Boacì è sfumato, Boacì è un giocatore che io qualche giorno fa, proprio in un'intervista a te, avevo detto che nel caso di B sarebbe venuto a Pescara, diversamente sarebbe andato altrove. Purtroppo io sono onestamente in questo mercato sono un po' diciamo dispiaciuto dell'operazione Salomon. Boacì non avevo questo ottimismo perché il ragazzo era stato molto chiaro, così come il suo agente. Per l'operazione Salomon mi dispiace, perché era un'operazione già chiusa, messa in piedi già dal giorno dopo che il ragazzo era tornato a Genova. C'era l'accordo con la Sampdoria, c'era l'accordo con il ragazzo domenica era a Pescara per firmare, però come succede in questo mondo purtroppo i corretti sono sempre le società. A proposito, in questo lasso di tempo il ragazzo ha chiamato la società, il presidente, per dire qualcosa, insomma, per almeno giustificare il suo atteggiamento, il suo comportamento? No, il ragazzo mi ha mandato un messaggio al quale io non ho nemmeno risposto, perché a mio avviso nella vita poi dopo ci vogliono gli attributi, perché uno può anche prendere delle altre decisioni, ma visto che noi ci siamo comportati bene io mi aspetto la stessa cosa anche dagli altri. Un messaggio di scusa era, come recitava, se è possibile sapere? No, un messaggio per dirmi che aveva preso un'altra decisione, ma io non ho problemi da questo punto di vista. Bisognava neanche scusarsi. Bisognava essere un po' più chiari, perché ribadisco, a Pescara non si viene di domenica per andare al mare, ma si viene per firmare un contratto che ha impostato lui e il suo avvocato, quindi questa è la cosa che mi dispiace, però la polemica la chiudo qui, perché morto un papa se ne fa un altro. A proposito, insomma, per quanto riguarda comunque la priorità principale, riguarda proprio la punta centrale, no? Come siamo messi? Perché sfumato Boacì, le attenzioni sono tutte rivolte magari su Cocco, si parla, ma anche di Caputo. Cocco no, non vi piace? Ci sono dei giocatori che stiamo seguendo, io penso che nei prossimi giorni ci saranno i giocatori che servono al mister per completare la rosa. Quindi praticamente sicuramente arriverà una punta centrale. Sicuramente arriveranno quei giocatori che il mister vuole per poter avere una rosa completa e competitiva come lo era l'anno scorso. Ecco, ma tra Cocco, Caputo, Pista Estera. E questi sono un pochettino più fatti nostri in questo momento, perché è meglio non parlare, visto che quando si parla poi le cose non vanno bene. Io sono di questo avviso, mi dispiace per voi che fate questo lavoro, però io lo farei dall'inizio del mercato. Purtroppo poi si allargano le voci e il Pescara non è l'ultima ruota del carro, e quando il Pescara va su un giocatore arrivano pure gli altri. Allora evitiamo, e quindi facciamo in maniera tale che le cose le facciamo e poi le comunichiamo. Ecco, però insomma nelle prossime ore è previsto, ci risulta, un incontro con l'agente sia di Cocco che di Galano, che risponde al nome di Mario Giuffredi. È così o no? Ma io so che dovrebbe essere da queste parti, quindi lo incontrerò volentieri, come ho sempre fatto nelle settimane passate, per vedere se riusciamo a fare qualcosina insieme a lui, perché non ha solamente questi due giocatori, vediamo un attimino. Quindi si potrebbe chiudere questa duplice operazione, insomma, Galano-Cocco. No, vediamo. Adesso io penso che questa squadra si stia dando troppa importanza a giocatori che non ci sono e molto meno a quelli che ci sono, certo, che sono assolutamente bravi. Tanto Vukušić ieri, gran gol. Ho capito, però se noi continuiamo a parlare sempre di attaccanti, e noi abbiamo gli attaccanti nostri, non abbiamo solo Vukušić, abbiamo Sansovini, abbiamo Forte, abbiamo Cappelluzzo, abbiamo giocatori là davanti importanti, abbiamo la Padula e non ne parliamo mai. Qui se ne prendiamo 10 vogliamo l'11esimo. Sì, però insomma non siamo noi a parlare, perché Oddo ha detto se questa squadra vuole fare il salto di qualità manca qualcosa. Appunto, significa la punta centrale. Bisogna essere bravi a trovare quello che ti fa fare il salto di qualità rispetto a quello che c'hai. E io ritengo che quelli che abbiamo sono di grandissimo livello, e quindi è difficile trovare quello che ti fa fare il salto di qualità. Non siamo pazzi o non vogliamo perdere tempo, perché lo stesso mister sa benissimo che nel ventaglio delle opportunità lui ha dato delle priorità, e le priorità che dobbiamo seguire, non prendere per prendere. Anche in difesa farete qualcosa? Ma vedremo, adesso mancano 5 giorni, tutto 5 giorni, può succedere di tutto. Giorgio Repetto però ha dichiarato testualmente 2 giorni fa: questa è una squadra, non ci prendiamo in giro, non prendiamo in giro la gente, in questo momento da 10° 12° posto.
D'accordo il Presidente. Ma fa bene Giorgio a tenere i piedi per terra come io li ho sempre tenuti, perché non bisogna illudere nessuno. Noi siamo convinti di aver fatto una buona squadra. Poi però il campionato è quello che dice come vanno le cose, come andranno le cose. Quindi l'altro anno, se all'inizio del campionato qualcuno avesse detto a Carpi e Frosinone che sarebbero salite direttamente, probabilmente avrebbero fatto una statua a queste persone. E invece sono salite direttamente, nessuno le aveva accreditate. E oggi il Pescara, secondo me, è una buona squadra. Però è chiaro, dire che cosa si può fare è difficile. Quindi una visita da parte del professor Poglio, poi mettetevi degli occhiali giusti per centrare gli obiettivi. Ma per quello abbiamo aperto questa collaborazione con lo staff del dottor Poglio, proprio per cercare di non perdere di vista gli obiettivi.